io come compianto, tanto qua a parte no. C'è sempre stato il messaggio, sì, quattro. E qua a Parma abbiamo discusso sempre su questo, cioè su che Cavaliere e Levaco non possono giocare insieme se non in un certo modo. Secondo lei, come la vede? Per giocare insieme che cosa c'è bisogno? Ma per giocare insieme ci vuole innanzitutto... Che difficile la domanda, eh? Posso troncare il discorso dicendo che Nocciolina parlandoci oggi, lui si vede un attaccante esterno nel 4-3. Quindi se va a 4-3-2 vuol dire poi la compatibilità esiste sempre, possono comunque giocare insieme e va a loro. Chiaramente bisogna strutturare il resto della squadra in determinate cose, nel senso che forse c'è l'intelligenza dei ragazzi, cioè, quello che stavi dicendo, immagino, cioè quando hai due giocatori di questo tipo, uno dei due si deve sacrificare, non è che deve essere sempre lo stesso, intanto si può sacrificare l'altro e venire a dare una mano, cioè Juventus giocava con Bialdi, Ramanelli, però rincorrevano tutti quanti, ci sono degli equilibri che purtroppo questo non significa che loro due non rincorrono, si stanno dicendo che ci sono degli equilibri di squadra che vanno mantenuti, quindi possono giocare chiunque, in questi video come diceva lui girano tre attaccanti, però la strategia continuare anche alle mani di oggi. Devo dire che a microfoni spenti, lo dico per chiudere il discorso, il Vista l'ha detto, alla fine i numeri contano poco, questa applicazione di cui si parlava, l'ha detto anche pubblicamente adesso, quindi lo ribadiamo. Io spero che il